Oggi si comincia così perché mi girano le scatole. Bene. E no ragazzi, sto scherzando. Oddio, neanche tanto poco perché in effetti mi sta succedendo un po' di tutto in questo periodo, sicché veramente mi girano. Ma a parte questo, parliamo di sto coltelletto, va? Allora, questo ve lo dico subito, io me lo porto dietro nello zaino perché insomma le dimensioni me lo consentono rispetto, che so, al machete. Ecco, quando vado nelle mie avventure con il metal detector, questo diciamo che è zainabile. È un bellissimo regalo che mi ha fatto mia moglie quando sono andato a trovarla in Brasile. Me ne ha regalati due, questo è uno. Praticamente è un coltellino full tang, come potete vedere. È anche bello lungo, riesco a farlo stare a malapena nell'inquadratura. E niente. La marca è Ase. In portoghese si chiama Faca Ase. È in acciaio inox e loro lo spacciano, da quel che ho capito, per coltello da caccia, da pesca, da bushcraft, un po' per fare, un po' per tutto, ecco. Dovrebbe essere made in Brasile, anche se non c'è un marchio che lo dice, ma insomma, penso che sia del tutto brasiliano. Per quel che lo uso io, a me torna bene appunto per fare del chopping, che è molto lungo. E per lavorare di fino a questa presa avanzata, che non è proprio tanto comoda, forse in questa maniera si riesce un po' a lavorare, diciamo, di fino, sì. Ha un bel bisello, è molto, molto tagliente. E io un pochettino, come si può vedere, l'ho usato. Diciamo che ultimamente l'ho usato per andare a fare delle canne insieme a mia moglie per l'orto. E poi ripeto, lo porto con me nello zaino perché insomma la custodia, boh, è tutta roba, non so che materiale sia. Non mi convince molto, anche se ha questo passante per mettere la cintola, ma veramente non mi piace. Comunque sta bene dentro lo zaino, credetemi. Allora, all'impugnatura in legno, anche se si può notare che purtroppo l'assemblamento lascia un po' a desiderare. Questo pezzo qui è più sporgente, qui non è ben allineato, purtroppo si vede anche da qua, è un po', l'impugnatura è parecchio fastidiosa. Se ci dovessi lavorare proprio tanto, mi sa che mi spello le mani. Non mi piace molto. Quindi ne consiglio, diciamo, l'utilizzo con i guanti, cosa che mi porto sempre dietro. È un acciaio inox che, come potete vedere, non è stato lucidato, anzi da sull'opaco, non so se riesco a farvi vedere. Qui purtroppo cominciate a avere delle piccole macchie. Non mi sembra ruggine, eh. Che sia acciaio inox, che acciaio è. Però non, mi sa che la qualità non è proprio eccellente. Diciamo che non l'ho usato tantissimo, però il filo ancora ce l'ha. Beh, veniamo a un po' di dimensioni. Vediamo se riesco a spostare un po' l'inquadratura meglio. Allora, la lunghezza della lama è 25 cm e mezzo, mentre la lunghezza totale è di 38 cm. È una lama spessa 3 cm ed è larga 3 cm e mezzo. Ha un dorso bello spigoloso, quindi da usare con l'acciarino. Questo sicuramente fa molte scintille, non l'ho provato, ma si sente proprio che ha un bello spigolo. Veniamo al peso. Di 331 grammi, con la custodia invece 373. Cosa si può fare con questo coltello? Beh, io sinceramente andare a lavorare di fino con questa impugnatura qui, ci ho provato, sì, tagliare taglia, incide bene, però non mi torna proprio per niente. È parecchio spigoloso, no?
c'è di meglio, c'è di molto meglio sicuramente in giro. Io ripeto, lo porto con me nello zaino quando vado per boschi con il metro in testa se ho bisogno di farmi largo in mezzo delle sterpaglie, insomma degli alberi secchi e con questo insomma ci riesco al posto del machete, il machete è molto più ingombrante. Quindi per fare questa azione che si chiama shopping, per sramare, per farsi largo, è l'ideale. Ok signori, il video finisce qua. Io vi ringrazio per la visione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Se vi va, fate un commento. Se qualcuno lo conosce questo coltello, me lo dica. Ok? Ciao ragazzi, alla prossima.